Buongiorno, Minchia, anche no, tu. mi fa piacere che ci sta Dennis perché io vorrei capire una cosa. Qua si chiagna e fotte, vorrei capire chi è che chiagna e chi è che fotte. Se penso che mi avete capito, no? Anche se qualcuno magari ci sta volete che ve la traduca, ve la traduco, però ecco, vorrei capire questo da Dennis perché Dennis, io non credo che abbia sinceramente non ho capito. capito niente. Non ho capito, Andrea. No, no, forse io non ho capito cosa intendi, non so Dennis. Allora, di solito si dice, no, a Napoli c'è un'usanza che si dice uno chiagna e fotte, nel senso che si lamenta, però poi ha sempre tutte le vinte. Io vorrei capire in questo momento chi è che si lamenta e chi è che tutte le vinte, perché non riesco a capire. Perché fino a poco tempo fa eravamo noi, no, che piangevamo su tutti. Mo voglio capire un po' chi è che piange e chi è che fotte, perché sinceramente io mi sento fottuto, però nello stesso tempo dicono che Giusto, piango. giusto. E allora vorrei capire, mo chi è che piange e chi è che fotte? Ecco, questa è la Dicono che cosa. piangi perché quest'estate dici che hai fatto un mercato da 10. No, io non l'ho mai detto. Allora, il mercato va valutato dopo almeno 10 giornate. Dopo 10 giornate posso dire che sinceramente il Napoli ha fatto un mercato non all'altezza, ma non lo posso dire appena viene fatto il mercato, perché È anche chiaro, l'anno chiaro. scorso quando è stato acquistato Kvaratskhelia, Kim e compagnia cantante, dicendo che hanno fatto un campionato, un mercato da 5. Quindi il mercato va valutato durante Calma, il calma, campionato. E io nervosetto, ora lo nervosetto. posso dire tranquillamente che Non effettivamente il facciamo mercato del finta. Napoli è stato un Sì, ma mercato non concentriamoci all'altezza. sull'argomento del Bravo, non giorno. deviamo, non deviamo. Perché c'è Dennis qui, so che è una persona che non è legata a niente, perché io apro un giornale e mi dicono una cosa, apro un altro e mi dicono un'altra cosa. Io voglio capire chi è che chiama e chi è che fotte. Chiaro, Dennis, per chiaro. favore, mi dai delucidazione, grazie. Allora, diciamo che allora, No, tu ieri devi c'è rispondi stata. alla domanda, non girarti attorno. Chi è che chiama e No, chi è che ha voto? esatto, io non foto sicuro, Sì? quindi Ma non era per te no, assolutamente, Dennis. lo so, ovviamente. No, ovviamente sono sempre situazioni molto delicate. Ovviamente ci sono sempre anche posizioni diverse, ovviamente anche a seconda di penso anche del diciamo del target che poi uno ha come tifo, come tipologia, non lo so. Questa è una domanda un po' che va fuori, diciamo, da quello che è il mio normale, diciamo, discutere con voi, diciamo, sono No, sempre per carità, Dennis, contro io voglio capire perché io non ho le competenze per dire se quello era rigore o non era rigore e quello di Lobotka era fallo o non era fallo. Non avendo le competenze Adesso vorrei, controlliamo. ecco, vorrei Adesso avere chiudiamo da il te panel. delucidazioni. Buongiorno Perché? Luca Cerchione. Ciao Luca, solo ed Buon pomeriggio, esclusivamente, ragazzi. sto Buon dicendo pomeriggio anche questa a cosa, Giorgio. solo ed esclusivamente Giorgio, perché ci si parla senti? di errore. Giorgio, ci senti? Pronto? Eccolo. Pronto? Vabbè, Ci senti? bambaglione. Io mi sento perfettamente, ho purtroppo sentito tutto fino adesso. Azzo, Non potevo ha intervenire, ma ho sentito tutto. sentito i napoletani che hanno detto? Napoletani gli abbiamo dato 3 punti, prima 3 mesi fa avevano lo scudetto ancora fresco, avevano il reddito di cittadinanza, avevano tutto, adesso hanno. Vabbè, Ma allora per favore, confusione mia, ma va a ma toccare una camminata, Madonna, ma come ve ne uscite sempre? Ma voi siete ridicoli proprio, sempre nei luoghi comuni cadete, ma per favore, ma è pure calma, Allegri che calma, dovrebbe capire, ma che cazzo sta no, dicendo? Ma ovviamente. come se ne esce con il reddito di cittadinanza? Ma chi c'ha se con il reddito di cittadinanza? Una battuta, Ma dai, ma infelice, battute, non sono infelice battute, proprio. Manfredi, non sono Manfredi, battute, è una rottura di sì. coglioni, sto reddito di Manfredi. cittadinanza. Posso dire la Okay. mia? Pagassero le tasse Intanto. quelli del nord e vedi che non c'è bisogno di un reddito di cittadinanza di nessuno. Allora, Non rompete i rimaniamo sul coglioni calcio, sempre. rimaniamo sul calcio. Senza diventare aggressivi e parlando seriamente, il Napoli dovrebbe preoccuparsi con buona memoria di quello che subì insieme all'Inter quando c'era qualcosa di serio da giocarsi. Quella volta andò male perché i soliti portarono a casa la partita da Milano contro di noi, portando via scudetto e vittoria ottenuta nel modo costante. Per il Napoli la partita di ieri sera contava poco, perché non ha la squadra per arrivare davanti all'Inter. Questo è chiaro,
perché al di là di tutto quello che si può dire, anche questa storia di questo fantomatico rigore feticista con lo sfioramento del Ma piede che questo lo dici diventa tu, lo rigore. Siamo qua, dici possiamo tu. parlare con un secolo e mezzo. Tutte le testate giornalistiche hanno detto che era Quello che rigore. emerge dalla partita di ieri, che c'è una squadra che è decisamente più forte del Napoli, che prima o dopo la partita l'avrebbe vinta, Giorgio, Giorgio. che in un tempo e mezzo, da quando ha preso in mano le redini della partita, di gol ne poteva fare sei. È finita Giorgio, Giorgio, quando qualche anno fa l'ha tolto? No, perché sennò non riusciva a parlare, c'era anche Quando Franco. qualche anno fa, no, gli faccio sentire sta cosa. Quando qualche anno fa, intorno dal 2000 al 2006, uno diceva alla Juve: hai rubato quella partita, hai rubato quella. Sai come ti rispondevano loro? Sì, vabbè, ma la nostra squadra era più forte. Uguale e Esatto. identico a No, come ma rispondete voi adesso. Sì, ma la nostra perdonatemi. squadra è più forte, Ma qua non quindi si sta parlando rubiamo. di chi è più forte o no, Manfredi, perché che l'Inter attualmente sia la squadra più Ma chi forte, se la ne più frega? attrezzata per vincere. Non sto dicendo questo. Io voglio capire un'altra cosa. Stiamo qui nella trasmissione per capire se ci sono stati degli errori per cui Andiamo a questa vedere, andiamo a andiamo a vedere. vedere, Quello voglio andiamo a capire. vedere gli Quello episodi. voglio Dennis, capire. Dennis, Dennis. No, ragazzi, se Non no, reddito e roba varia. ragazzi, allora, ok, però andiamo a cercare gli episodi, se no non finiamo più. Aspetta, che faccio entrare anche il Siberiano. Buongiorno Siberiano e bentornato. Buon pomeriggio. In quinta posizione. No, guarda, Quarta, non quarta, 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 quarta. Comunque, Napoli è stato derubato ieri, eh. Adesso andiamo a vedere. Allora, Siberiano, c'hai un po' di interferenza sia te che anche il signor Ravaioli, quindi vi metto il muto, smutatevi quando volete parlare. Prego, Dan. Questo è il primo episodio dal quale parte il gol dell'Inter, poi, giusto, Dan? Spiegalo tu che. Esatto, sì, questo è il recupero, diciamo, è come avviene il cambio di possesso, il recupero del pallone, da cui poi parte l'azione del vantaggio dell'Inter. Allora, il gol che arriverà 21 secondi dopo questo intervento, però non c'è mai un cambio di possesso e soprattutto l'azione è sempre verso, diciamo, l'attacco, quello che abbiamo spiegato la scorsa settimana, per cui il VAR in teoria come fase d'attacco, se c'è un lungo possesso nella propria tre quarti, nella propria metà campo, con passaggi all'indietro, diciamo, può non calcolare la fase d'attacco. Questo solo per un discorso puramente teorico. Cosa succede? Lautaro colpisce il pallone, nel senso che Lautaro, il giocatore che colpisce quel pallone, lo bocca, si frappone tra Lautaro e il pallone e c'è un doppio contatto, nel senso che c'è lo bocca, il contatto finale è quello sulla ricaduta di Lautaro, sulla gamba di Lobotka. A mio avviso questo non è, diciamo, il fallo, nel senso quello è semplicemente la dinamica perché i due stanno cadendo e uno resta col piede sotto il ginocchio dell'avversario. Qua l'intervento falloso è la trattenuta, perché si vede che Lautaro vuole trattenere il giocatore, quindi la trattenuta, l'usare le mani è comunque un intervento falloso. L'abbiamo visto un paio di settimane fa in Inter-Atalanta, abbiamo discusso il liberarsi utilizzando le mani, era una situazione da fischiare sul campo, quindi anche qui Massa era molto vicino, Tranquillo, Loris. è dovuto essere un fischio e un calcio di punizione a favore del Napoli. Due considerazioni: parlare di metro, secondo me in questo caso è un po' diverso, nel senso è vero che Massa ha fischiato solo quattro falli in tutto il primo tempo, però un conto è lasciar giocare contatti, e un conto invece non sanzionare comunque dei falli. L'altro appunto sulla questione Lobotka, tutti stanno dicendo Lobotka fa ostruzione a Lautaro. In realtà nel regolamento sì, si dice che un giocatore non può Perché ridi, frapporsi. Manfred? Perché ridi? Fallo del Napoli, Cristiano. Chiedono come mai. Beh, Giorgio è No. interista, però ha invitato pochi interisti. E ostacolare. Ho invitato tre interisti e tre napoletani. Gli interisti No, mi ha detto solo Giorgio di sì e i napoletani tutti e diciamo tre mi che hanno detto sì. il punto è che il fallo di ostruzione, questo per spiegarlo, avviene quando il fallo di ostruzione avviene quando un giocatore va a incrociare la linea di corsa dell'avversario quando non c'è contesa del pallone. Cioè, quando il pallone è lì, da nessuna parte, cioè il giocatore si può frapporre tra giocatore, pallone e avversario, un po' come ha fatto Darmian settimana scorsa con Chiesa. Non è ostruzione. L'ostruzione si ha quando tu
fai deviare la corsa a un avversario quando non c'è contesa del pallone. Quindi in questo caso non si può parlare di ostruzione proprio a livello di regolamento, quindi non è ostruzione di Lobotka. Lobotka si frappone, Lautaro colpisce il pallone. Se Lautaro non avesse trattenuto la caduta dei due e anche il conseguente tocco sul piede, a mio avviso non sarebbe stato falloso, ma normale dinamica quello. Cioè, il voler trattenere vuol dire che fai proprio un'azione. Cioè, voi avete protestato nella reaction, che diceva la vostra chat? Era fallo per loro? A noi? Ah, ho visto prima che avete fatto la live reaction, che c'era su Tifosiamo. Dal mio punto di vista, questo pure il rugby viene fischiato, questo fallo. Mo questo qua che sta rappresentando arbitri, sì, secondo me non lo so dire, ho detto che era fallo, forse non hai ascoltato, però ho detto che era fallo da fischiare, fallo tutto, e infatti ha detto che era fallo, ma Dennis ha detto che è fallo. Dennis ha detto che è fallo. Faccia finire lo chef che stava dicendo una cosa. Poi volevo dire un'altra cosa, secondo me questo campionato è tutto falsato. Ma vuol dire chi due parole? Azzo! Sì, ve lo dico io. Siccome che l'Inter, mi rivolgo al signore, come si chiama? Giorgio Lavioli. Lo chiamo pure signore. Ma come Ravioli? Ravaioli. Come Ravioli? Come l'Inter è piena di debiti. Allora, già è stato stabilito che esatto, deve vincere l'Inter. Ma come? Tu dici che è così? Sì, perché sì, ieri un fallo da rigore, un fallo che ha fatto Lautaro sullo Bocca, si devono fischiare, ma stiamo scherzando? Ma ci dovete capire, siamo questo è il gioco. Se l'Inter non vince lo scudetto deve fallire. No, allora l'Inter ha paura che più forte, ma ieri il rigore si fallera, ed è il rigore netto, che danno il rigore che si vuole vedere, danno i rigori. Ieri è stato toccato Osimhen, ma stiamo scherzando? Allora dite che o scudetto la deve vincere l'Inter, perché l'Inter sta pieno di debiti, gli è stato programmato. No, è inutile che fai così, no, è inutile che fai quella faccia lì, come se non sapessi niente. Lo sa pure lui, lo allora. Ma Dennis è stato molto chiaro, però, cioè, infatti ha descritto la domanda. Secondo, però la domanda secondo me non è che è, la domanda non è se è fallo. Esatto, è bravo. Me le tolte le parole, quello volevo dire. Perché io stavo chiedendo perché il VAR non l'ha fatto, forse non poteva, non so, sto chiedendo. Sì, perché allora, hanno detto che l'arbitro era vicino e la VAR non poteva intervenire. Ha valutato l'arbitro in campo. In campo, non poteva intervenire. Giusto, Dennis? Sì, no, l'aspetto è leggermente diverso, nel senso che, allora, dire, come dico sempre, dire che l'arbitro ha visto e valutato, oppure l'arbitro ha fatto segno di continuare, diciamo, non è sempre... Io sono contro a questo tipo di racconto, nel senso che se l'arbitro, l'ha detto anche Rocky alla fine dello scorso anno, se l'arbitro ha visto una cosa e l'ha valutata, ma l'ha valutata male... Il VAR deve intervenire se questa valutazione errata è un grave ed evidente errore, nel senso se per quello era un oggettivamente fallo, cioè più che un errore, un grave ed evidente errore, diciamo, questo è quello che dice il protocollo, quindi diciamo ci stiamo spostando dall'analisi dell'azione che abbiamo visto prima, no? Prima è stata fatta un'analisi tecnica sul discorso, sul perché era fallo e qual era in quella dinamica la parte fallosa. L'altro invece è l'aspetto, diciamo, tecnico. E in realtà, qua lo sapete, quando c'è stato lo scudetto del Milan, l'ultima giornata, visto che mi interessava così tanto, io ero in Egitto senza connessione internet, ho saputo due giorni. Dicono che però ricorda il fallo, ed effettivamente è vero, di Giroud su Sanchez. Lo dicono in altri termini, No, nel senso che non c'entra, allora diciamo come tipologia di fallo non c'entra, nel senso che, nel senso come ho detto, secondo me è più simile, vuoi fare un esempio al contrario, è Lookman su Di Marco, Lookman usa le mani. Sì, c'è anche, stanno facendo anche quell'esempio lì. Esatto, questo è più calzante, nel senso abbiamo detto la stessa cosa, è purtroppo sulle trattenute un discorso dove in realtà lo facciamo sempre, purtroppo non c'è modo, a meno che non si dica ogni trattenuta va fischiata, ogni trattenuta sarà sempre un elemento di discussione, perché purtroppo la trattenuta è davvero difficile da valutare con le immagini dal punto di vista dell'intensità in generale,
Siamo, lasciamo che qua secondo me era comunque un fallo, quindi Master anche ben posizionato, forse troppo vicino perché ti perdi nella vicinanza un po' l'interezza, lui vede magari il primo contatto, poi in realtà lui si gira per seguire il pallone, magari si perde quella trattenuta, questo lo scopriremo lunedì, questo sarebbe molto interessante perché se per caso invece ti sei perso completamente la trattenuta, allora può ricadere, diciamo, in una fattispecie vaga. Sì, comunque, però raga, lo Bocca non ci arrivava mai, secondo me, a questa palla, no, se vi devo dire la verità. Discorso, il pallone era già passato ed era praticamente... No, è quello che secondo me è una roba che lui ha detto, cioè, chi se ne frega. Secondo me è più un episodio quello su Osimhen. Questo, secondo me, chef... È una roba che si sta... Hai ragione, Andrea, però non si può andare sulle... Comunque ha segnato l'Inter ed è un'azione importante. Quindi diciamo, secondo me a livello fallo, di fallo, questo è più fallo magari di quello di Osimhen, proprio come tipologia. Cioè, sì, proprio lì vuoi fare fallo. C'è il tocco di Osimhen, c'è, l'ha toccato. Assolutamente. Allora, gli danno o non gli danno i rigori così? Fammi capire. Certo che li danno, nel senso che allora, andiamo sull'altro episodio, anche l'altro episodio, cosa succede? C'è Osimhen si frappone tra Acerbi e il pallone, Acerbi prova a intervenire, non prende il pallone e va a toccare, a strisciare la caviglia del giocatore del nigeriano. Nel senso, da qua si vede, c'è anche un'ancata, però secondo me l'ancata in questo caso... Cioè, è un po' nel senso che lui qui cade per l'ancata, però l'ancata non è fallosa, perché arrivano tutte e due, perché Osimhen vedete che allunga il pasto per anticipare Acerbi, giusto? Lui allunga il pasto, quindi il contatto con l'anca è semplicemente perché Acerbi sta andando a chiudere su Osimhen e Osimhen sta allargando la gamba per andare a anticipare il giocatore. Quindi lui cade per l'ancata, ma l'ancata sicuramente per me questa non è fallosa. Bisogna valutare il contatto basso invece, dove si vede che Acerbi, arrivando in ritardo, va a colpire con il suo scarpino sinistro il piede destro di Osimhen. Motivo per cui, se dite e l'ancata era fallosa, sicuramente è una valutazione errata, perché non è l'ancata il fallo. Ci hanno insegnato che chi arriva prima sul pallone in palla contesa ha ragione. Esatto, infatti è il discorso che ieri già in diretta, vedendo, uno guarda la dinamica, è un po' l'esempio di negligenza, quando il primo arriva prima l'altro e colpisce il piede dell'avversario in anticipo, viene quasi sempre dato calcio di rigore, essendo quell'intervento basso a colpire sulla strisciata. Io ti sto dicendo invece il discorso su perché il VAR probabilmente non sia intervenuto, cioè, ma, un rigore, ma stiamo trovando secondo me tante diciture. Questo è un calcio. Questo è un calcio su una gamba che è un attacco. Dico ancora di più. Non si può chiamare. Volevo fare una domanda a Dennis. Osimhen, la palla, cioè il piede, ce l'ha a terra. Se il piede non fosse arrivato a terra, ma stava a metà strada, là veniva spostato proprio il piede. Guarda, prima che tocca a terra, se fosse arrivato un decimo di secondo prima a Acerbi, avrebbe preso il piede di Osimhen che stava ancora in aria e veniva spostato completamente. Qua stiamo parlando degli errori arbitrali, non della partita. Perché il calcio la tacchettata da dietro. La tacchettata è pesante. Però qua sicuramente forse in diretta, io ammetto che in diretta non sembrava così. Io me ne sono accorto subito, ho detto Rico. No, invece ti dico che in realtà in diretta ha più l'idea di proprio di negligenza, quindi sarei stato più propenso magari a un fischio. Qualcuno parla di carezza, che non è un calcio, Denis, sull'intensità. Non è un calcio, è una strisciata. È abbiamo visto che queste strisciate sono sempre rimaste, quasi sempre giudicate dal direttore di gara. Ma non dire strisciate, perché non è strisciata. Allora, non è un calcio, è un calcio e un'altra cosa. Se non si mette, non si butta a terra. Ma secondo me si butta a terra per l'ancata, per il colpo qua. Questo colpo qua. Osimhen cade per l'ancata. Scusa, non è rigore. Osimhen cade per l'ancata. Guarda lì, tieni. Ma guarda che cade evidente, ragazzi. Mo che cade per l'ancata, ok, vabbè. Fanno anche, vabbè. Sì, però no, esatto. Sto valutando il doppio contatto perché ho sentito. Sentiamo Giorgio. Dicono molto simile a Ranocchia a Belotti. Sì, anche lì. Anche a me questo episodio. Sì, no, vero, Giorgio, vero. Sei muto. È un po' uguale, però. Posso? Prego. Allora, lasciate un attimo la domanda in sospeso, vale a dire cosa succedeva nel 2006,
Nel 2006 quelli della Juventus dicevano: ma sì, tanto siamo più forti, quindi tu rendevi analogo l'argomento che utilizzavo io a seguito di quello che è successo ieri sera. La differenza di fondo è che nel 2006 sapevi già prima come andavano le partite. Oh, a me c'era... capita anche adesso. No. Fallo parlare. Che il Milan va a Genova e ruba la partita con l'intervento del VAR. Non è una verità. Fallo finire! Ho invitato un interista a farlo parlare, no? Posso finire? Terminerei volentieri. Ai ragazzi di Pink Bird regalano la schiodatura della partita col Torino, che sull'1-1 viene inventato un rigore a favore del Milan. La Juve in casa col Bologna, in una partita che le gira il campionato, perché sarebbe perdere immediatamente alla seconda di campionato, le avrebbe cambiato il campionato. Viene, i ragazzi del Bologna tornano a casa e non rispondono neanche alle domande. Ecco, quel 2006 era un'altra cosa, detto che nel 2004 era già noto a tutti quelli che erano abbastanza dentro l'ambiente dell'Inter, di quali fossero gli arbitri, i disegnatori, i guardaline che erano nella scuderia dell'allora direttore generale. Quindi era tutto un altro mondo. Vabbè, adesso non andiamo, non andiamo però... Soffri tu, la sera di Genoa-Milan ho sofferto io perché mi sono sentito preso per il culo e allo stesso modo, siccome simpatizzo per il Bologna, ho tirato una fila di bestemmie in quella giornata di agosto in cui mi hanno portato via i due punti che dovevo avere in più. E questo non fa 2006, questo fa tutt'altro. Dopodiché possiamo sentire la tammuriata nera che arriva da Napoli, la tua sofferenza con la quale sono solidale, ma non confondiamo quello che è una cosa fisiologica che può accadere per una serie di motivi con quello che accadeva quasi 20 anni fa. Che era tutta... Meno male, vai, buon Dio. Giorgio, una domanda, quali sono la serie di motivi? Anche però? Dio si è rotto i coglioni. Per favore. Basta. Rispetto per Giorgio che ha il suo parere. Andiamo a ricordare le cose che stiamo parlando di questa partita, non stiamo parlando del 2006, del 2000, e quando il Bologna segnò il gol e non fu dato, il non gol. Stiamo parlando di questa partita, e degli errori arbitrali di questa partita. No, dell'Inter più forte, meno forte, Claudio, Juve, eccetera. Stiamo parlando di questa partita. Claudio, scusami, ma tanto è un discorso che è fallace, perché se tu guardi il campionato 21-22 che si giocano Milan e Inter, ci sono molti episodi a favore dell'Inter e a sfavore del Milan. E in questo che Napoli-Juve... Ma voi veramente state facendo sto discorso qua? È Inter-Juve e non è Inter-Milan, quindi sti cazzi del Milan. Ma rimani sulla partita di ieri, lo chiedo ai napoletani. Certo, rimango, è Inter-Juve questo campionato, okay, l'Inter è avvantaggiata, ragazzi. Ma ieri dice gli evasori fiscali, e proprio c'è una dice a noi che stiamo andando come si chiama, con reddito di cittadinanza, il reddito degli evasori fiscali, Inter e Juve, questo è il derby di quest'anno. Ottimo, perfetto.